Andiamo avanti nella disamina delle patologie non viste, di ciò che è dimenticato da questa cultura razionalista, positivista. La proiezione. Dicevamo che il codice della paura separa l'individuo da se stesso, producendo un'automanipolazione. Uno degli aspetti di questa separazione è che quello che tu hai separato da te stesso, che tendenzialmente è quello che non ti piace di te, lo metti nell'ombra, ce lo nascondi. Però per gestire questo macigno che ti porti dentro, nascosto, fai un'operazione molto intelligente, lo proietti sugli altri, lo proietti su quelli che sono più diversi e più lontani, quelli che più, seppur inconsciamente, ti risuonano, richiamano con la tua ombra. Quanto più senti antipatia per qualcuno, senti lontananza, quanto più quell'antipatia, quella lontananza sta parlando al mostro che hai dentro, a quell'ombra separata e nascosta che cresce sempre di più, alla belva che cresce sempre più dentro di te. E appunto solo proiettando quindi gli aspetti negativi, gli aspetti che non vuoi vedere sull'altro, trovi un po' di sollievo. Ma non è abbastanza. E allora alla proiezione aggiungi l'identificazione proiettiva, cioè non ti accontenti di proiettarlo sull'altro, ma vuoi che l'altro viva esattamente quello che tu stai proiettando e non vuoi. E da qui la spiegazione di questo odio, di questo non ascolto, di questa segregazione del diverso in generale e soprattutto anche in questa situazione attuale, no? Questa criminalizzazione o comunque così sminuimento, diminuzione del diverso, di colui che non la pensa come te. Soluzione? Recuperiamo la nostra ombra. Come fare? Codice della fiducia. Nel codice della fiducia tu riconosci le parti di te e soprattutto riconosci che l'altro, che il mondo fuori, ti mette costantemente di fronte alla prova per vedere cosa aveva visto. Quindi guarda in faccia coloro che si contrappongono a te, perché ti stanno dicendo quello che non vuoi vedere di te. Non dico che sia esattamente quella cosa lì, ma dialogando, ascoltando, accogliendo, potrai avere gli insight e le comprensioni su quali sono gli aspetti di ombra dai quali ti sei separato. Questo possiamo fare per migliorare questo mondo e questa situazione, se ci stiamo chiedendo che soluzioni possiamo offrire.